primo ricordo che ho è quando siamo passati e mi ha fatto la domanda: ti piacerebbe? Era appunto il mio primo sport e è rimasto quello per sempre. Beh, all'inizio quando sei piccolo il gruppo di amici che ti coinvolge, comunque allenarsi tutti insieme era sempre bello, erano i primi amici che avevo anche al di fuori dalla scuola. E venire in palestra all'inizio era più un divertimento che appunto un impegno proprio, perché comunque a 6 anni non lo prendi come impegno della vita. Mentre col passare degli anni il fatto delle gare, dell'essere competitivo, del mettersi sempre in gioco sono le cose che mi hanno fatto andare più avanti in assoluto. Vale, vale, dura! Da più o meno l'under 16-18 ho iniziato a prendere seriamente lo sport, a vedere comunque i primi risultati e a notare che ci mettevo veramente impegno in quello che facevo. È stato più un percorso che si è confermato, diciamo, ai campionati italiani giovanili in under 18, quando appunto mi trovavo nella situazione dove o andavo bene, perché se non fossi andata bene non mi avrebbero preso in nazionale, non mi avrebbero fatto rientrare. E appunto sono riuscita a gestire l'ansia, a essere solo appunto aggressiva prima di partire per la finale e sono arrivata terza sul podio, quindi era l'accesso per entrare in nazionale e ritornare a fare tutte le gare internazionali che ho fatto quest'anno. Vai. Così, così. Cosa sarebbe 7-8? Va bene. Bella. Durissimo schiacciare il piede qua. Ale, 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 ale. Sì, 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 tieni, tieni. Il peggiore di ricordo penso sia stato l'anno in cui ho avuto uno sviluppo in altezza, uno sviluppo fisico e avevo non perso le capacità di scalare, ma quasi. Non avevo il pieno controllo del mio corpo, non riuscivo più ad avere la gestualità che avevo prima e mi trovavo sempre in difficoltà anche su passi banali e appunto anche in gara non riuscivo mai a risolverla bene perché mi portava anche in sicurezza, quindi ero sempre più agitata da tutte le gare. Vale, vale! Utilizzo molto il self-talk, quindi parlandomi e cercandomi di autocomportarmi e autorilassarmi, parlando anche con Fabio, che spesso riesce comunque a rilassarmi, e allenandomi tanto, quindi prendendo sempre più confidenza con il mio corpo, ti abitui sempre di più e sei consapevole sempre di più di quello che sei in grado di fare. La cosa che soffro di più penso sia l'andare a vista su vie molto intense. Cercare di avere un ritmo costante e cercare appunto di correre su questi movimenti perché più ci rimani più ti stanchi e quindi sicuramente cadi prima. Rimanere attivi mentalmente diventa molto difficile, ci si demoralizza molto più facilmente se magari appunto una via va male o altro, però bisogna essere in grado di riconoscere questa cosa, riconoscere di essere sotto allenamento e capire che quella situazione è normale e questa è la cosa su cui faccio più fatica. We'll be right back.
ti aiuta a crescere sicuramente, a socializzare, perché comunque rimanere con altre persone, allenarti con altre persone non è sempre facile. Penso che non mi abbia tolto niente, cioè sono completamente contenta del percorso che sto facendo e penso che senza arrampicata non saprei come vedermi nella società o appunto nel mondo.